Direi che la situazione, così come risulta dai dati che abbiamo raccolto, per l'anno 2018, è una situazione che può senz'altro definirsi soddisfacente. Noi non ignoriamo che, ci sia una percezione della sicurezza che non sempre corrisponde a quella che è la situazione reale sul territorio. E lavoriamo, le forze di polizia lavorano, sia per migliorare il dato reale, ma anche per incidere sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Però mi sento di dover tranquillizzare i cittadini, la comunità ternana, perché la situazione è davvero sotto controllo, sta presentando dei dati assolutamente, confortanti, anche per quei reati che destano a maggiore preoccupazione come reati di furto. Nell'ultimo quinquennio i reati di furto sono diminuiti del 24% complessivamente e anche i furti in abitazione, che sono quelli che incidono maggiormente sulla percezione della sicurezza dei cittadini perché invadono una sfera intima delle persone, sono in riduzione di circa il 20%, ripeto, nell'ambito dell'ultimo quinquennio. Quindi una situazione complessivamente sotto controllo e che può, in qualche modo rassicurare, la collettività e la comunità locale.